tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente sull'asse di Ancona, ferito gravemente un automobilista che stava posizionando il triangolo per segnalare l'incidente. L'uomo è stato investito da un'altra auto, poi una serie di tamponamenti per un totale di 8 vetture coinvolte e 4 persone ferite. A Pesaro una signora di 90 anni preoccupata per una lettera dell'assicurazione chiama il 113, i poliziotti la raggiungono a casa, la tranquillizzano e le fanno anche un po' di compagnia. A Colli del Metauro il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione 2020. Al via domani i saldi invernali in tutte le Marche, sconti fino al 70% ed è caccia all'affare. Ad Urbino tutti a fare il tifo per Rafael Gualazzi, il giovane cantautore, quest'anno sarà tra i 22 big sul palco dell'Ariston. Prima della dieta ecco alcuni consigli utili su come utilizzare il panettone avanzato dalle feste. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con l'incidente che è avvenuto sull'asse di Ancona, l'asse che collega il centro storico. È un incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 7. Il bilancio è grave, 8 autovetture coinvolte nello scontro, 4 le persone ferite, tra cui un 59enne che è stato ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto si è appreso, quest'uomo ha perso il controllo dell'auto finendo contro il guardrail. Dopo essere sceso per posizionare il triangolo e per segnalare l'incidente, è stato investito da un'altra auto. A seguire poi una serie di tamponamenti che hanno coinvolto in totale 8 vetture e ferito 4 persone. Il più grave è l'automobilista che è sceso dalla macchina, questo 59enne, che poi è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Gialla al pronto soccorso di Torrette in codice rosso avanzato. Sempre a Torrette sono state ricoverate anche gli altri 3 feriti in codice giallo, la viabilità è rimasta bloccata per un paio d'ore. Il Comune di Ancona ha chiesto scusa agli automobilisti coinvolti in questo incidente, mentre sulla mancata chiusura preventiva dell'asse il centrodestra attacca la Giunta, trasformando la vicenda di cronaca in un caso politico. E a Pesaro invece una signora anziana di 90 anni che si è preoccupata per una lettera che le è stata inviata da un'assicurazione della quale però non aveva capito granché, ha chiamato il 113, ha parlato con l'operatore della questura, il quale ha mandato una volante a casa della signora. E guardate che cosa è successo. Aveva dormito poco e la sua prima preoccupazione questa mattina era contattare il 113 per chiedere chiarimenti in merito ad una lettera ricevuta a suo dire dalla polizia. Un fatto analogo accaduto a Pesaro, dove una signora novantenne, vedova e sola in casa, si è vista arrivare una pattuglia dopo aver parlato a lungo con l'operatore del 113 spiegando quello che aveva ricevuto. La signora, con tanta voglia di vivere e di parlare, forse spesso sola, ha aperto la porta di casa a due poliziotti che, dopo averle spiegato la lettera che aveva ricevuto, altro non era che una richiesta di chiarimenti da parte di un'assicurazione, si sono intrattenuti con lei, ascoltando i racconti di vita vissuta da quando decise di cambiare città e reinventarsi pur di dare ai suoi figli un futuro migliore. Per la mobile, l'episodio accaduto è stato un intervento fuori dalla solita routine e risolto con una carezza e un abbraccio e qualche consiglio alla novantenne che aveva bisogno di un po' di compagnia e di parlare. La volante di Pesaro ha regalato con un semplice gesto un sorriso ad un'anziana donna. E non aveva per niente voglia di incontrare e parlare i poliziotti, questo giovane che è fuggito all'alt della polizia e dopo un inseguimento rocambolesco per le vie di Civitanova Marche si è schiantato contro una volante del commissariato con un agente che è rimasto ferito. Protagonista un ventenne romeno intercettato dagli agenti nel quartiere di San Marone mentre guidava la sua auto a forte velocità.
Il Consiglio Comunale di Colli al Metauro ha approvato il bilancio di previsione 2020. Intanto è importantissimo che abbiamo approvato questo bilancio entro l'anno 2019. Questo vuol dire che già dall'inizio gennaio, cioè da questi giorni, noi siamo operativi e possiamo subito intraprendere le scelte più importanti. Una voce fondamentale in questo caso è quella dedicata alle scuole. Noi nel 2019 abbiamo fatto la verifica sismica in tutte le scuole di Colli al Metauro, che sono tutte sicure, però con degli standard ovviamente diversi. Molte sono scuole vecchie. E da quest'anno mettiamo 400.000 euro per la progettazione esecutiva nei plessi, diciamo, che hanno uno standard di minor sicurezza. Conseguentemente poi su queste scuole vogliamo intervenire proprio con delle opere, come stiamo facendo adesso alla Dezze di Saltara e come abbiamo appena fatto la gara d'appalto per la Ciavarini di Montemaggiore, quindi proseguire anche con altre scuole già nei prossimi mesi. È una scelta importante che noi abbiamo fatto quest'anno per la prima volta a Colli al Metauro è uniformare la tariffazione. Prendiamo l'IMU, era suddivisa per le tre ex municipalità. Saltara aveva un'IMU molto alta, 10,6, un'IMU mediana l'aveva Montemaggiore, un pochino più bassa l'aveva Serrungarina. Noi entro il quarto anno dovevamo uniformarla, quindi lo abbiamo fatto con un anno di anticipo, tenendo un'IMU medio-bassa su tutto il territorio di Colli al Metauro al 9,4. Questo vuol dire un bel beneficio per la maggior parte della popolazione, particolarmente per l'ex municipalità di Saltara. Ai noi invece prevede un piccolo aumento per quella di Serrungarina, mentre rimane invariata per l'ex municipalità di Montemaggiore. Questo perché uniformandola si fa una media, chi l'aveva molto alta viene abbassato, chi l'aveva molto bassa un pochino viene innalzata. Un'attenzione in particolare l'abbiamo avuto per il sociale, abbiamo messo più fondi a favore delle famiglie in difficoltà e anche dei servizi alla disabilità. E un'altra voce importante ci tengo, sono 850.000 euro che noi mettiamo per le piste ciclabili e i marciapiedi un po' su tutto il territorio, dando priorità a un primo tratto che da Borgaccio collegherà Tavernelle. E ultimo, scelta questa molto lungimirante e fondamentale, è la creazione di una sola sede comunale municipale di Colli al Metauro, che è l'attuale delegazione dei Calcinelli, che dovrà essere rivisitata, ristrutturata, messa in sicurezza ed adeguata, e per questo abbiamo messo 1.700.000 euro proprio su questa annualità e partiamo ora con la progettazione. Inizieranno domani in tutta la regione Marche i saldi invernali, dunque già caccia all'affare. Prenderà il via da domani, sabato 4 gennaio, fino al 1 marzo nelle Marche, la stagione dei saldi invernali. Per i successivi giorni si potranno acquistare capi d'abbigliamento, calzature, accessori a prezzi scontati. Opportunità che arriva dopo il Black Friday e il Cyber Monday di fine novembre, con lo shopping prenatalizio effettuato sia nei negozi tradizionali che online. Per questa ragione le associazioni di categoria prevedono una partenza più in sordina rispetto agli anni scorsi e i commercianti studiano da tempo nuove formule di sconto. A Fano fervono i preparativi per dare il via a questa nuova stagione di maxi sconti per i consumatori. Quali saranno gli sconti che applicherete a partire da domani? Da domani ci sarà dal 30 fino al 70% su articoli selezionati, collane, bracciali, argento 9,25, quasi di tutto praticamente. Oltre alle previsioni di spesa, come ogni anno, è buona regola per esercenti e consumatori seguire le norme giuste per fare acquisti in sicurezza, ovvero evidenziare l'oscillazione dello sconto praticato, non esibire sconti generici se ci si riferisce solo ad alcuni articoli, separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi di saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali, evidenziare il prezzo originario e quello scontato ed infine accettare pagamenti con bancomat e carte di credito. Signori, buongiorno. Domani iniziano i saldi. Avete già in mente che cosa acquistare, signora? Io ho già speso per Natale, sono a posto. Abbiamo già fatto shopping. Già fatto shopping? Sì. Okay. Sì. Cosa avete acquistato, se si può sapere? Vestiti e collane, cose simili. Siete a posto per questo. Vi avete già in mente che cosa acquistare? No. Voi? Ma nemmeno io. Siamo appena tornati, non abbiamo idea. Comunque ne approfitterete per questa occasione? Sì, probabile. No, ancora no, ancora no. Ne usufruirete però comunque di questa occasione? Sì, qualcosina sicuramente. Qualche magliettina per lui, qualche giacca, le scarpe.
qualcosa compriamo. Lei invece? Anch'io sì. Approfitterà, signora, di questi sconti? Ma sicuramente, aspettiamo con ansia tutti, credo, perché credo che nessuno abbia fatto spesa finora per questo, quest'anno. Qualcosa sì, ma c'è tanta roba in casa che è difficile a scegliere adesso così. Su cosa si concentrerà? Abbigliamento, accessori? Sempre abbigliamento, sì. Qualcosina di nuovo se trovo, che mi piace. Attende l'affare, dunque. Esatto. E adesso andiamo a Carignano di Fano, dove ci sono i festeggiamenti per Sant'Antonio Abate e sono diversi gli appuntamenti in programma. Saranno diversi gli appuntamenti in programma a Carignano in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, un'antica tradizione delle campagne che si rinnova ai nuovi linguaggi culturali per diffondere il significato delle culture popolari intrecciate alle feste religiose. Il programma partirà venerdì 17 gennaio alle ore 19 con la messa vespertina, per poi proseguire sabato 18 alle ore 15 con l'apertura della mostra Laboratorio Creativo, coordinato dal maestro Alfredo Pacassoni, ed altri eventi correlati, per poi concludersi domenica 19 alle ore 9:15 con la messa presieduta dal vescovo Trasarti e a seguire la processione con la statua del santo accompagnato dalla banda musicale Città di Fano, poi benedizione degli animali alle 19:30, spettacolo pirotecnico di chiusura. Per maggiori informazioni il programma completo è visibile sul sito occhioalanotizia.it. Parliamo di musica con Rafael Gualazzi, che parteciperà quest'anno a Sanremo tra i 22 big. Rafael Gualazzi e The Blood Beetroots. Tanto ci sei ogni volta. Il cantante e pianista di Urbino, Rafael Gualazzi, torna a Sanremo e sarà uno dei 22 big in gara al Festival della Canzone Italiana. È quanto annunciato nei giorni scorsi da Amadeus, direttore artistico e presentatore della 70esima edizione del Festival. Il ritorno di Gualazzi sul palco dell'Ariston segna una nuova avventura per l'artista, dopo il successo dell'edizione Giovani nel 2011 e secondo assoluto in quella del 2014. Vincitore Rafael Gualazzi. Sei tu come il tempo a correr via, ma rimani con me. Non mi perdo neanche un solo attimo di te. Top Secret, il titolo del brano che Rafael porterà a Sanremo, ma secondo alcune indiscrezioni la timbrica musicale avrà alcune note sudamericane. Dato certo che dal 6 gennaio in poi la canzone di Gualazzi inizierà ad essere programmata nelle varie radio nazionali, fino ad arrivare alla serata del festival, dove sarà proposta sul palco la canzone suonata e cantata dal cantautore. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stiro in mano e le vacanze in treno. Inoltre, come tutti gli altri big, proporrà durante il festival una cover E se domani, il celebre brano portato al successo nel 1964 da Mina e composto da Giorgio Calabrese. In bocca al lupo. Adesso invece chiudiamo con la cucina e se vi è avanzato un po' di panettone o di pandoro, questi sono alcuni consigli per non farlo andare a male e buttarlo via. It's beginning to look a lot like... Come ogni anno, durante le feste di Natale o di Capodanno, può capitare che durante i ricchi menù delle giornate possa avanzare il tradizionale dolce del momento, il pandoro o il panettone. In questi casi la cosa migliore non è buttarlo o lasciarlo in disparte, ma reinventarlo e portarlo in tavola con una nuova veste. Con l'arte del riciclo in cucina tutto si salva e niente si butta. Ed ecco la ricetta semplice che tutti possono preparare con il pandoro o il panettone avanzato. In questo caso una cosa molto facile, molto semplice. Io ho una crema chantilly, quindi crema e panna. Però potete aromatizzarla con del limoncello, con il mascarpone, con lo zabob, con un marsala. Quindi potete dargli un sapore, quello che preferite. Quindi una cosa per differenziarla, diciamo, potete dargli un aroma alcolico del limoncello, che è molto buono, oppure altre cose a vostro piacere. Il panettone e il pandoro, io in questo caso li ho fatti a cubetti.
perché è carino anche poi la composizione, però potete farla anche a fette chiaramente poi quando andate a mangiarla è più difficile tagliarlo, quindi a cubetti rimane anche bello e comodo da mangiare. Lo mettete sopra la crema, molto molto semplicemente. Se li avete entrambi è anche meglio, piuttosto che solo pandoro o solo panettone. In questo caso io ho una crema, diciamo, una composta di susine, però se avete dei frutti di bosco, se avete della Nutella, se avete qualsiasi cosa, la mettete sopra, così, e poi un classico zucchero a velo, che tanto nel panettone e nel pandoro lo trovate, diventa una cosa carina e vi garantisco che è molto buona. On your own front door. E con questo chiudiamo qui la nostra edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Domani mattina alle 7 ci ritroveremo per la rassegna stampa in diretta. Occhio ai giornali. Arrivederci.